Beh, innanzitutto mi spiace tantissimo non essere lì fisicamente, ma lo sono virtualmente, quindi ringraziamo la tecnologia che ci dà questa opportunità. Sono qui per raccontarvi la mia storia. Parto un po' dall'età di 13 anni, quando i miei genitori si sono separati. Da una parte ero contenta perché non si poteva più andare avanti così, loro ce l'hanno messa tutta a volersi bene. Poi, successivamente a questo evento, io con i miei due fratelli siamo andati a vivere con mia mamma nella città di Milano. Innanzitutto, soffrivo, di un grandissimo complesso di inferiorità, ero molto timida e cercavo fuori casa quell'amore che mi mancava. Poi, dovetti fare una scuola, breve per poter aiutare mia mamma perché economicamente eravamo molto poveri. Successivamente, pensavo, di non saper fare nulla. Sì, facevo questa scuola che mi permetteva di avere un lavoro, professionale, però, mi sentivo davvero povera. Però qualcosa mi piaceva fare, mi piaceva danzare. All'età di 18 anni mi recai in una scuola e così per hobby, era una scuola di danza, ho incominciato a frequentare questi corsi e guarda caso ero capitata da una coreografa di Canale 5. E certo non lo sapevo, però nel frattempo avere una vita così normale come tutti gli altri ragazzi, no, volevo fare qualcosa di diverso. Così tutte le notti andavo in discoteca fino alle 8:30 del mattino. Questo poi potevo farlo anche perché la sera lavoravo nei pub, nei grandi pub di Milano e così conoscendo tutti i PR potevo entrare nelle migliori discoteche gratuitamente. Questo è stato per me un modo per uscire da questo guscio in cui ero rinchiusa, perché dicevo, caspita, ho un corpo bello, qualcosa lo so fare, ed era un'arma per poter conquistare uno sguardo d'amore per me. Volevo coprire quel vuoto che avevo. Così ho incominciato anche a gettare via la mia sessualità, così come se fossero delle caramelle. Nel frattempo poi ho incominciato a lavorare a Canale 5, in Rai, Convention. Ero entrata nel mondo dello spettacolo, il mondo delle grandi luci. Mia mamma nel frattempo aveva fatto un incontro forte con Gesù e cercava di coinvolgermi. Mentre ero davanti allo specchio, mi truccavo perché non uscivo di casa senza truccarmi, veniva lì con i salmi in mano e mi diceva, Anna, Anna, vieni a messa, ho incontrato Gesù. Io dicevo, senti, è roba per vecchi, vattene, non ne voglio sapere. Poi ogni volta era sempre così, lei era sempre insistente e più aveva quell'atteggiamento e più io mi ribellavo. Così decise di stare in silenzio e di pregare per me. È successo dopo un paio di anni, alla vigilia di un Natale, mi sono recata in questa chiesa dove c'era mia mamma, ma poiché la odiavo, c'ero andata da sola. E piansi a tutta la messa, senza una motivazione. Poi dopo, successivamente, la domenica, sentivo che dovevo andare a messa. E quando andavo, dal primo momento in cui mettevo i piedi in chiesa fino all'ultimo, piangevo. Poi c'era il sacerdote che durante l'omelia diceva, a tutti lo diceva, però era per me, diceva perché Dio ti ama. E io rimanevo sconvolta perché io cercavo questo amore e subito mi sono sentita accolta non solo da lui stesso ma anche dalle persone. Quando entravo in chiesa sentivo un amore che mi avvolgeva, così sperimentavo la sua misericordia, il suo perdono, la sua dolcezza verso di me. Poi, dopo 8 mesi di questa vita un po' notturna e di giorno un po' a messa e un po' anche negli incontri così della parrocchia, la mia vita non cambiava. Ma dico, ma come? Tu ci sei, bei canti, tutto quanto, ma la mia vita non cambia. Così
ho fatto un altro incontro forte col Signore in un ritiro spirituale. Capivo che Lui era Dio, Dio della creazione, era il Dio che era dentro di me, non dovevo più cercarlo fuori di me. Così sono andata ancora una volta in discoteca, perché poi non ero contenta, avevo bisogno di riempire questo vuoto, quindi andavo anche come cubista, però capivo che sul cubo i ragazzi mi guardavano ma per rubarmi, e io capivo che ero tempio di Dio, tempio dello Spirito Santo, che il mio corpo era prezioso, non dovevo buttare via così la mia sessualità. Quindi decisi a quel punto che dovevo cambiare tutto. Avevo trovato il tesoro, avevo trovato l'amore e dovevo tagliare, rinunciare a tutto quello che mi impediva di camminare con Lui. E così feci. Il cammino è stato duro, sofferente, perché Gesù ha dovuto guarirmi, ha dovuto liberarmi, purificarmi. E poi nel frattempo dicevo, ma che cosa faccio? Perché avere dei figli, avevo conosciuto delle famiglie cristiane davvero sante, e però poi dicevo, no, ma io voglio dare tutto, tutto a Gesù, e quindi mi vedevo anche religiosa. Dopo questo cammino di ricerca sofferente, ho conosciuto le suore operaie in un ritiro spirituale. Sconvolta da questa semplicità, da questa gioia di queste sorelle. Poi nel frattempo io ero entrata in crisi, perché dicevo, ma la mia danza, quest'arte, non c'entra niente con Dio. Allora decisi di mollare tutto. Ho detto, guarda Signore, io ti lascio la danza, perché poi stavo insegnando nelle scuole, e quando tu vorrai io danzerò. Poi successivamente decisi, ho avuto una piccola luce. Ho detto, ma quasi quasi entro dalle sorelle operaie, e sono entrata e ho incominciato a danzare, ma a danzare così tanto per il Signore. E Lui non solo ha cambiato il mio cuore, ma ha cambiato anche il mio modo di fare arte. Prima ballavo, ero io il centro del mondo, ero molto individualista, narcisista, ma adesso non ballo più, adesso danzo. Danzo per il Signore, ho capito che Lui ha potenzializzato quest'arte e posso fare felice chi soffre, posso donare quest'arte per chi ha bisogno. Ma il dono più grande, sapete, che mi ha fatto Gesù è quello di avermi fatto conoscere il Padre. Io dalle suore operaie innanzitutto ho scoperto la fraternità, ho scoperto l'amore, l'amore vero che si dona, certo con fatica, ma almeno questo amore è concreto. Amo il Signore, ma lo amo nelle mie sorelle, nei miei fratelli. E poi mi ha restituito, in questo cammino di vita religiosa, mi ha restituito Anna. Anna che a sua immagine e a somiglianza. Ho sofferto, è vero, ho sperimentato dentro di me la passione, la morte, la resurrezione di Gesù, però ne è valsa la pena, perché adesso sono libera, ha riempito questo mio cuore, non posso più cercarlo altrove, perché mi ha riempito il cuore. Allora cosa posso dire? Che Dio è impazzito d'amore per me, sì, e allora anch'io non posso far altro che impazzire d'amore per Lui. Io lo ringrazio e lo loderò per tutta la vita, con la danza e con le mie sorelle. Grazie a voi.